Galileo Galilei, in questo approfondimento noi cercheremo di immedesimarci nel punto di vista di un uomo che si è stupito per l'osservazione del cielo, si è entusiasmato per questa straordinaria scoperta e quindi cercheremo di seguire il suo percorso di conoscenza che gli ha permesso di dire a un certo punto della sua vita: così infinitamente rendo grazie a Dio che si sia compiaciuto di farmi primo osservatore di cosa tanto ammiranda. Galileo Galilei nasce nel 1564 a Pisa da Vincenzo Galilei, fiorentino, e da Giulia Ammannati di Pescia. I suoi studi saranno un po', diciamo, tormentati, anzi, a un certo punto della sua vita lui abbandonerà gli studi universitari senza conseguire la laurea. C'è da dire però che Galileo inizia a coltivare una passione, uno studio, una passione straordinaria, soprattutto per la matematica. Infatti, lui prima, diciamo, si era iscritto nel 1581 alla facoltà, chiamiamola così, di medicina e poi era passato a matematica e filosofia. Egli si era appassionato allo studio della matematica, anche perché aveva seguito alcune lezioni del maestro Ostilio Ricci, che era allievo di Tartaglia. Attraverso di lui conosce i testi di Euclide e di Archimede e continua i suoi studi anche quando lascia l'università. Tanto che il marchese Guidobaldo del Monte, leggendo la formulazione di un suo teorema sulla determinazione del centro di gravità dei solidi, inizia a sostenerlo e lo fa diventare professore, lettore, diciamo, prima a Pisa e poi a Padova. A Pisa si dimostra particolarmente ribelle e insofferente. A Padova invece passerà probabilmente i 18 anni più felici della sua vita, dal 1592 fino al 1610. Il 1610 è un anno centrale, come vedremo nella vicenda di Galilei, per la pubblicazione del Sidereus Nuncius e per la nomina a primario matematico e filosofo del Granduca di Toscana. Che cosa accade a Padova in questi 18 anni? Egli continua i suoi studi e incomincia a scrivere dei testi, come il Trattato di Fortificazione, una prima stesura delle meccaniche, il trattato della sfera o cosmografia, non solo in campo strettamente astronomico, ma anche nel campo tecnologico. Per esempio, costruisce il compasso geometrico e militare, poi applica il concetto di leva alle galere venete, facendo costruire appunto delle galere venete con il remo delle galere nella posizione più efficace. A Padova gode di libertà di pensiero per la particolare, singolare situazione politica della Repubblica Veneta. Pensiamo per esempio a Paolo Sarpi, con il quale Galileo ebbe degli ottimi rapporti, ma a Padova conosce anche cardinali illuminati dal punto di vista culturale, come Cesare Baronio e Roberto Bellarmino. Memorabili, per esempio, i suoi studi sul moto. Per gli aristotelici il moto parabolico era distinto dal moto verticale e dal moto orizzontale. Galileo, invece, dimostra con degli esperimenti che il moto parabolico è la composizione di un moto orizzontale e di uno verticale. Insomma, Galileo usa il metodo della sensata esperienza al posto del buon senso aristotelico. Passando adesso a parlare dei modelli dell'universo, quindi avvicinandoci al discorso più prettamente astronomico, c'è da dire che allora il dibattito era molto acceso e i modelli dell'universo presenti erano parecchi. Tanto per incominciare, bisogna spiegare la differenza fra il modello aristotelico e il modello tolemaico. In realtà questi due modelli, che hanno come punto in comune
la Terra al centro dell'universo non sono perfettamente identici. Infatti il modello aristotelico è un modello quasi filosofico, rappresenta la perfezione dell'ordine dell'universo e dal punto di vista matematico si fonda sugli studi precedenti di Eudosso di Cnido e Calippo di Cizico, che spiegavano le traiettorie dei pianeti con sfere concentriche e moti circolari. Invece il modello tolemaico è un modello più matematico, per cui le sfere dei pianeti non sono concentriche nei confronti della Terra come nel modello aristotelico, ma sono eccentriche ed epicicliche. Attraverso il concetto di epiciclo, di fatto, già si mette in discussione il ruolo centrale della Terra. Come ben sappiamo, però, agli inizi del Cinquecento, Niccolò Copernico elabora il suo modello innovativo che si presenta come un'ipotesi. E il suo libro, tra l'altro, De Revolutionibus Orbium Celestium, fu pubblicato solamente poco prima della morte. L'astronomo Tycho Brahe, vissuto nella seconda metà del Cinquecento, elaborò un ulteriore modello che, in un certo qual senso, cercava quasi di conciliare il modello aristotelico-tolemaico-geocentrico con il modello eliocentrico-copernicano. Infatti, egli ipotizzò che ancora, secondo il modello tradizionale, il Sole e la Luna giravano attorno alla Terra, però incominciò ad ammettere che gli altri pianeti giravano intorno al Sole. Ci fu un avvenimento che diede una svolta importante alla storia dell'astronomia e fu il rilevamento nel cielo la notte del 9 ottobre 1604 di una stella nuova. Secondo gli aristotelici questo era impossibile, l'esistenza di una nuova stella. Per gli aristotelici le stelle erano fisse, il loro numero era stabilito una volta per tutte. Il cielo era perfetto e immutabile. Keplero misura la posizione di questa stella, visibile ad occhio nudo per 18 mesi. Si trattava infatti di una supernova. Questo colpì molto Galileo e lo indirizzò verso gli studi astronomici. Ma l'occasione che diede a Galileo lo strumento attraverso il quale arrivare alle sue straordinarie scoperte astronomiche fu la nascita del cannocchiale. Probabilmente il cannocchiale è stato inventato a cavallo fra 500 e 600, nel momento in cui appunto, quasi casualmente si diceva, viene creato uno strumento non con delle lenti perfettamente dritte, ma con una lente concava ad un'estremità e una lente convessa all'altra estremità. Questo permette di ingrandire gli oggetti. E probabilmente sono stati proprio gli artigiani olandesi ad inventare il cannocchiale, brevettato nel 1608. Galileo nel 1609 costruisce il suo primo cannocchiale e lo punta verso il cielo, lo potenzia e lo dirige verso gli astri, intuendo il grande potenziale che poteva avere nelle osservazioni astronomiche. Non è stato comunque il primo a puntare il cannocchiale verso il cielo, poiché Pierre de l'Estoile a fine 1608 e Thomas Herriot ad inizio agosto del 1609 avevano già fatto delle osservazioni del cielo. Sicuramente però lo strumento di Galileo e la capacità di lettura dei fenomeni da parte di Galileo era superiore rispetto a questi altri studiosi. Tra il luglio e l'agosto del 1609 Galileo costruisce il cannocchiale e dà una pubblica dimostrazione dalla sommità del campanile di San Marco e in autunno inizia, nell'autunno del 1609, inizia le osservazioni astronomiche con il cannocchiale. Il 12 marzo del 1610 pubblica in 550 esemplari il Nuncius Sidereus. In questo libro mostra l'entusiasmo per le sue straordinarie scoperte. Anzitutto, la superficie della Luna non è liscia, ma è ineguale, scabra, non perfetta. Sulla Via Lattea, nel periodo
E nei secoli e nei millenni precedenti, come ben sappiamo noi che abbiamo fatto approfondimenti e un podcast sull'argomento, si erano susseguite numerose interpretazioni. Lui è il primo a vedere che la Via Lattea è un ammasso di stelle e che le nebulose sono raggruppamenti di stelle. Il 7 gennaio del 1610 Galilei punta il suo cannocchiale su Giove e individua tre stelle piccole ma luminose che Galilei pensa come stelle fisse. Le osservazioni però, ovviamente delle notti seguenti, gli mostrano che queste stelle cambiano di posizione sempre attorno al pianeta Giove. E il 10 gennaio Galilei vede un quarto astro. Solo con la continua osservazione e la sensata esperienza, Galilei scopre quindi che queste non sono stelle fisse, ma sono astri che ruotano attorno a Giove. Saranno appunto i satelliti Medicei. Egli dedica infatti il Nuncius Sidereus al Granduca di Toscana, De Medici, e la scoperta di questi quattro satelliti alla famiglia De Medici. Pubblica il Nuncius Sidereus in lingua latina, che è la lingua accademica, un po' come l'inglese di oggi, una lingua che tutti capivano, almeno tutti gli studiosi, e parla, come vedremo dopo, anche delle fasi di Venere e delle macchie solari come dimostrazione del sistema, della prova, insomma, del sistema eliocentrico. Galileo ebbe anche il merito di essere un grande disegnatore, per cui i disegni di altri astronomi come il Thomas Harriot di prima, che usarono cannocchiali simili a quelli di Galileo, non sono neanche lontanamente paragonabili ai disegni straordinari della Luna, della superficie della Luna, per esempio, che Galilei fa per il suo Nuncius Sidereus. Egli difese strenuamente il suo primato e non spiegò, comunque nel Nuncius Sidereus, la teoria sul funzionamento del cannocchiale. E incontrò negli studiosi del tempo, come Antonio Maggini, matematico dell'Università di Bologna, e Cesare Cremonini, che non ha niente a che fare col cantante, che pure era grande amico di Galileo, trovò degli avversari da un punto di vista accademico. Keplero rimase colpito dagli studi e dall'autorevolezza di Galileo, mentre il matematico gesuita padre Cristoforo Clavio si convertì all'eliocentrismo. Comunque, solo alla fine del Seicento le sue idee furono accolte da tutti gli studiosi, mentre alcune idee di Keplero furono accolte già nel 1620. Eppure le prime reazioni dell'Accademia dei Lincei e del Collegio Romano Gesuitico furono di approvazione. I padri gesuiti che vanno a evangelizzare la Cina portarono con loro i disegni di un certo gesuita Johann Adam Schall che si basavano sulle osservazioni di Galilei. Poi però si accese il dibattito sul metodo. Per Galilei il suo metodo poteva far conoscere tutti i fenomeni naturali. Galilei era convinto di avere trovato le prove del modello geocentrico. In realtà egli, anche per i limiti degli strumenti in suo possesso, aveva solo individuato degli indizi. Per esempio, le fasi di Venere dimostrano che Venere gira intorno al Sole, ma non sono in contraddizione con il modello di Tycho Brahe. Gli anni seguenti al 1610 furono molto convulsi e centrali. Nel 1611 Galileo viene iscritto all'Accademia dei Lincei. Nel 1612 e 13 egli scrive discorsi e dimostrazioni, per esempio nel 1613, tra l'altro, sulle macchie solari. Incominciano a esserci le prime reazioni da parte dei domenicani. I domenicani si dimostrarono più intransigenti dei gesuiti. Per esempio, Niccolò Lorini denunziò a Sant'Uffizio le opinioni di Galileo nel 1615. A questo punto ritorna il rapporto col cardinale Bellarmino, che Galilei aveva conosciuto a Padova, il quale lo invita più per ragioni quasi di ordine politico a non insegnare e difendere la dottrina copernicana. Nel 1618 Galilei fa un pellegrinaggio a Loreto. Nel 1619 il gesuita Orazio Grassi
pubblica la sua Libra Astronomica Hac Philosophica, quindi la sua bilancia, diciamo così. Da qui nel 1619 la pubblicazione del Saggiatore, che è una sorta di risposta polemica al Grassi. Alla Libra Bilancia Grezza, Galilei risponde con la maggiore sottigliezza del Saggiatore, difendendo le teorie copernicane. Nel frattempo muore il cardinale Bellarmino e diventa papa Urbano VIII. Urbano VIII convoca Galilei e lo invita a non divulgare la teoria copernicana. Galilei, per tutta risposta, nel 1631 fa pubblicare il dialogo sopra i massimi sistemi e mette in bocca al vecchio e stupido Simplicio aristotelico le parole del papa. A questo punto il Papa convoca il Sant'Uffizio e Galileo viene condannato ad abiurare. Ah, scusate, in realtà nel 1631 vi è la comunicazione dell'avvio della stampa del dialogo sopra i due massimi sistemi e nel 1632 viene pubblicato questo dialogo, nel febbraio del 1632. Nell'agosto del 1632 si ordina allo stampatore a Galileo di non vendere e diffondere più alcuna copia del dialogo e nel 10 ottobre del 1632 Galileo è convocato dal Sant'Uffizio. Nel 1633 ci fu il primo interrogatorio di Galileo, nel 12 aprile, poi ancora altri il 30 aprile, il 10 maggio e il 21 giugno e il 22 giugno viene letta la sentenza. Galileo è costretto ad abiurare. Attenzione, c'è da sapere una cosa molto importante. Galileo non è mai stato torturato. Solamente in uno di questi interrogatori si è arrivati alla minaccia di tortura, cosa comunque da non giustificare mai in alcun modo, però dobbiamo tenere presente che siamo nel 600, cioè un'epoca nella quale la tortura era uno strumento quasi ordinario, quasi regolare per la giustizia. Secondo la prima sentenza, Galilei avrebbe dovuto dimorare nella residenza dell'ambasciatore toscano a Roma, ma poi di fatto il 1 dicembre del 1633 è concesso a Galileo di ritirarsi nella sua villa di Arcetri, nella quale comunque continuerà i suoi studi. Scriverà per esempio nel luglio del 1638 i discorsi e le dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze. Potrà accogliere presso di sé il giovane Vincenzo Viviani, Evangelista Torricelli, e morirà infine nel 1642. Per spiegare il dramma del processo galileiano, dobbiamo però conoscere molto bene il contesto storico-culturale nel quale è avvenuto. Pensando per esempio all'arroccamento dei professori, di alcuni accademici, spesso come abbiamo visto più laici che religiosi, pensando alla poca diffusione di strumenti come il cannocchiale, pensando alla diffidenza nei confronti del problema dell'interpretazione delle scritture dopo la riforma di Lutero. In questo senso Galileo semplicemente era più avanti rispetto ad altri studiosi ecclesiastici, poiché quella intuizione della differenza fra l'interpretazione letterale della Bibbia e la sua interpretazione religiosa oggi è riconosciuta da tutta l'esegesi biblica cattolica. Infine, il rapporto difficile con le autorità, soprattutto dopo la morte del cardinale Bellarmino, tutte queste cose portarono, come ha detto Giovanni Paolo II, nel discorso del 1992 alla Pontificia Accademia delle Scienze, ad una tragica incomprensione e a un doloroso malinteso. Comunque, Giovanni Paolo II, addirittura già nel 1979, cioè l'anno dopo essere stato eletto Papa, già aveva riaperto il caso Galileo e così poi dopo, chiedendo scusa ufficialmente, ha dimostrato che la Chiesa sa riconoscere i suoi sbagli. Comunque, non sempre Galilei fu onesto e preciso nel corso dei suoi studi. Per esempio, egli dice talvolta di aver fatto alcuni esperimenti nella Torre di Pisa che in realtà non aveva fatto. Oppure cerca di trovare nel fenomeno delle maree una dimostrazione
al sistema geocentrico che poi si rivelò totalmente errata. Di fatto, la vera prova dell'eliocentrismo si ebbe parecchio tempo dopo, dapprima con l'aberrazione stellare individuata da James Bradley nel 1726 e soprattutto poi con la prova più convincente delle misure della parallasse stellare. Insomma, alcuni astronomi nel 1838, osservando gli spostamenti nel firmamento di alcune stelle della costellazione del Cigno, osservate appunto in 2 mesi diversi dell'anno, dimostrarono che cambia il punto di vista di osservazione e quindi vuol dire che la Terra non è ferma. Pio VII, il Papa Pio VII, il 16 agosto del 1820, decreta che non sussiste ostacolo alcuno a che si possa sostenere l'affermazione di Copernico circa il moto della Terra e autorizza la pubblicazione del volume Elementi di Astronomia di Giuseppe Settele dell'Accademia della Sapienza di Roma. Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che Galileo osservava questi movimenti senza coglierne le cause. È solamente con Newton e con la legge della gravitazione universale che si riesce a capire quali sono le cause del movimento e si passa dalla cinematica alla dinamica. Newton spiega che, dati due corpi celesti, la loro accelerazione è inversamente proporzionale alle masse. Cioè, Newton poteva dimostrare che il Sole ha una massa maggiore di 500.000 volte rispetto alla Terra, quindi è logico che sia evidenzialmente, almeno a grandi linee, fermo rispetto alla Terra, la quale ruota attorno a lui, anche se di fatto noi sappiamo che anche il Sole si muove attorno al buco nero al centro della nostra galassia, così come la nostra galassia è posta in un universo di galassie in espansione. Insomma, la vicenda di Galileo, come la vicenda di tutti gli scienziati, è la storia affascinante di una scoperta che non è però mai definitiva, sono come dei passi che l'uomo fa. L'uomo, fin dai tempi dei Sumeri, ha osservato il cielo cercando di capire i fenomeni che si presentano ai nostri occhi. Poi, fortunatamente, da Galileo in poi, ha utilizzato degli strumenti, come appunto il cannocchiale, che hanno aperto un orizzonte mai visto, impossibile da vedere con l'occhio umano. E via via anche l'evoluzione degli strumenti, fino ai telescopi lanciati in orbita, ci hanno permesso di vedere ancora meglio nel cielo. Galilei è vissuto in un periodo di contraddizioni, un periodo in cui spesso gli ambiti, i metodi si confondevano, fede e scienza si contrapponevano. Pure lui aveva chiaro in testa che la fede e la scienza non sono in contraddizione fra di loro, ma semplicemente si occupano di ambiti diversi, con metodi diversi, quindi. Questo approfondimento è stato realizzato dopo aver visto la mostra Cose mai viste, Galileo, fascino e travaglio di un nuovo sguardo sul mondo, a cura dell'associazione Euresis, presso il meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini del 2009. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.